Le valli di Comacchio. Acqua dappertutto. Acqua che domina e impera sulla vita degli abitanti, che rende duro e faticoso il poco lavoro. Acqua racchiusa entro argini talmente distanti da sembrare lago o mare. La pesca nelle valli è una delle poche attività della zona. C'è la pesca ufficiale, organizzata, industriale, e c'è la pesca di frodo, spicciola, veloce, col timore della sorpresa e del sequestro della barca, delle fiocine e degli attrezzi. È una gara di furbizie e di sotterfugi tra le guardie delle valli e i pescatori. E i sistemi per pescare di frodo sono svariati, curiosi. Questo tranquillo pescatore ha del tempo davanti a sé. Qualcosa abboccherà prima o poi, un giorno o l'altro. Si tratta di aspettare. La pazienza viene premiata. Una sperduta anguilla abbocca all'amo. Questa è una delle riserve di pesca dell'azienda comunale. Stamane al primo sole si è pescato bene. Le migliaia di latterini, o acquadelle come le chiamano qui, vengono velocemente imbarcate per essere vendute ai mercati dell'interno o per finire marinate nelle vetrine delle salsamenterie. Uno stabilimento di pesca dell'anguilla modernamente attrezzato, con le sue chiuse, i passaggi obbligati, le riserve. In primavera il pesce giunge in valle dal mare ed inverno cerca di tornarvi. Allora entrano in funzione i vari sistemi di bloccaggio e di direzione obbligata e il pesce va a finire quasi tutto dove l'uomo ha voluto. È nel periodo autunno-inverno la grande saga delle anguille. Anguille di tutte le grandezze e qualità, peso e misura. Partono vive per i mercati d'Italia e marinate arrivano in tutto il mondo. Anguille, anguille, anguille.
queste enormi ceste giacciono a tonnellate le anguille vive, divise per qualità e grandezza, in attesa di partenza e distribuzione. Che colpo, che pesca! Meglio correre in paese a dare la bella notizia. Un capitone di 10 chili. Avvenimento mai sognato dal pescatore clandestino. Nella fredda distesa delle valli sotto il cielo grigio, l'uomo sta pescando, ma pesca per vivere, non per diletto. Questo carico di pesce che percorre i canali delle valli verso Comacchio è il simbolo dell'attività industriale della zona. Sotto l'acqua c'è il pane per questa gente laboriosa e tenace.